Anche ai figli degli irregolari viene data un'ottima assistenza, a sottolinearlo il Presidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale Lombardo, Fabio Rizzi, che ha replicato così alla richiesta dell'opposizione di sinistra appunto in Consiglio, che chiede di assicurare il pediatra anche ai figli degli immigrati irregolari. Consigliere Rizzi, qui in Consiglio torna alla ribalta il dibattito per quanto riguarda l'assistenza ai bambini clandestini. Da parte di alcuni gruppi consigliari si chiede di rafforzare le tutele per queste persone, voi dite però che non c'è già adesso nessuna differenza dal punto di vista dell'assistenza. È la solita strumentalizzazione che continua ad andare avanti imperterrita. La Lombardia non accetta lezioni da nessuno. In Lombardia, ribadisco per l'ennesima volta, tutti i bambini, ma tutti i cittadini, regolari o irregolari, sono assolutamente curati e assistiti. È una scelta precisa e profonda di Regione Lombardia anche di resistere a quella direttiva della Conferenza Stato-Regioni che focalizza sull'obbligo del pediatra ai bambini. Noi abbiamo le nostre risorse, rivendichiamo l'autonomia gestionale del sistema, siamo disposti a spendere di più pur di mantenere attivo quel controllo e quella netta separazione tra regolari ed irregolari. Questo non significa che gli uni abbiano un'assistenza di serie A e gli altri di serie B. Tutti hanno un'assistenza di serie A dell'eccellenza della sanità lombarda. Se la nostra scelta è di curarli in pronto soccorso, investendo più risorse, piuttosto che perderli fuori controllo attraverso il pediatra di base, mi spiace, ma è un'autonomia, una precisa prerogativa di Regione Lombardia che non può essere messa in discussione. È ora di finirla con le strumentalizzazioni che comincino a portarmi un caso di un bambino che non è stato curato in Regione Lombardia da qualsiasi parte come esempio e potremmo prendere in considerazione l'alternativa. In alternativa che si rivolgano alla Corte dei Conti, che ci venga a fare le pulci su come andiamo ad investire i nostri soldi nel nostro sistema sanitario pagato dai nostri cittadini. Lei ha detto che in questi anni per assistere i clandestini sono già stati spesi 400 milioni di euro, così? 480 se non ricordo male, e di questi più di 100 mancano ancora all'appello perché il Ministero degli Interni non ce li ha ancora mandati, non so se non li ha stanziati, se non li ha ricevuti dai paesi diciamo così, di partenza del clandestino che ha avuto la prestazione sanitaria, e questo non mi interessa, ma lo Stato attraverso la Conferenza Stato-Regioni, prima di venire a rompere le scatole in Lombardia dicendoci cosa dobbiamo fare, che cominci a essere solvente dei propri debiti. La differenza nell'assistere un bambino clandestino o no sta solamente nella persona di chi lo assiste, dal pediatra al pronto soccorso? Assolutamente sì, e non solo, aggiungo, questo per quanto riguarda l'assistenza di base: quando il bambino è malato va in un pronto soccorso e non viene accettato solo quando è grave, ma anche quando ha due lineette di febbre viene curato. Ma in ottemperanza a una direttiva europea che per questioni di salute pubblica ci impone la medicina preventiva e quindi le vaccinazioni ai bambini clandestini, le nostre ASL le erogano indiscriminatamente a tutti senza chiedere nemmeno il permesso di soggiorno e nemmeno i dati anagrafici, perché sappiamo perfettamente che tanto non ce li danno. Se poi un 40%, come è stato stimato, di bambini non si rivolge alle vaccinazioni, non è per una carenza dell'erogazione, ma è per una carenza dell'informazione della cultura sanitaria di queste famiglie. Il pediatra è un ufficiale sanitario, un ufficiale pubblico. Infatti, questo è l'altro capitolo, perché alla fine il razionale del nostro sistema, mi viene da dire, è quello di evitare di prenderci in giro, perché il pediatra di libera scelta, nel momento in cui prende in carico un bambino clandestino, avrebbe l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria e quindi fare partire tutto il procedimento delle espulsioni. I pediatri ovviamente questo non lo fanno e quindi andrebbero contro la legge. Noi andremmo a promulgare una proposizione organizzativa che obbliga dei professionisti, obbligo, comunque consente a dei professionisti di andare contro la legge. Noi nella legge ci vogliamo rimanere, l'assistenza sanitaria la diamo, non ci sono assolutamente problemi, piantiamola con le polemiche.